È troppo affollato, non c'è che dire, il centro di quartiere Alfonso De Nicola di via Loria. È troppo affollato perché qui sono state dislocate tante associazioni i cui locali originali il comune è stato costretto a vendere per fare cassa. A patirne le conseguenze sono soprattutto i 1000 iscritti del centro diurno per anziani costretti adesso ad arrangiarsi in spazi che risultano assolutamente angusti. Perché in effetti fino adesso noi avevamo la libertà di utilizzare tutte le stanze, o perlomeno tutte no, perché ce ne sono alcune occupate dalla regione, ci sono impiegati della regione dislocati presso questo centro che occupano due uffici mi sembra, e quindi diciamo non erano liberi tutti quanti. Poi ci sono dei locali occupati dalla protezione civile, per cui diciamo ancora diminuiscono le stanze. Adesso invece, cioè noi in effetti facevamo varie attività di socializzazione, non lo so, tipo la tombolata per i più anziani, oppure gioco a carte, ginnastica, teatro, noi facciamo anche recitazione. Chiaramente diminuendo queste possibilità, queste stanze, noi non sappiamo più come fare, non abbiamo più lo spazio proprio per fare queste attività. E quindi è normale, anzi, fra non molto arriveranno anche i diversamente abili. Quindi si immagini un pochino che cosa succede qua, veramente per noi non ci sta più un pochino di spazio. Alcuni locali infatti sono stati destinati ad altre associazioni. Sono state destinate ad altre associazioni, che poi tra l'altro la cosa sinceramente non è che sia tanto equa, perché sono anziani, tipo ex combattenti, invalidi civili, invalidi di guerra, la finanza, e questi purtroppo hanno per noi... hanno avuto, è buon per loro chiaramente, hanno avuto a disposizione delle stanze che loro hanno occupato e quindi hanno chiuso, evitando che noi potessimo continuare a fare le nostre attività. Cioè io non vedo questa cosa, sinceramente a me sembra veramente non giusta, perché loro sono anziani come noi, quindi potrebbero unirsi a tutti quanti noi e fare insieme a noi tutte le attività che noi facciamo.